Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi vorrei parlare di un argomento molto interessante che riguarda l'agricoltura di precisione. Utilizzerò in particolare un dataset formato da delle foto scattate da una camera multispettrale che è esattamente la Mikasense Red Edge MX montata a bordo di un drone IBX con una GSD di 8 cm per pixel. Questo drone può ricoprire un'area di 200 ettari durante un volo. L'altezza che riguarda questo dataset è di 120 metri da terra e processerò un numero di 1000 fotografie, essendo stata scattata ogni fotografia in 5 bande, quindi la banda blu, la banda verde, rossa, la banda red edge e la banda NIR che riguarda l'infrarosso. Utilizzerò un numero di foto, dicevo, di 1000, che in realtà saranno divise per le 5 bande, quindi raggruppate in 200 fotografie. Dunque, nella fase precedente al processamento delle fotografie, calibrerò anche l'apparecchio fotografico in base alla riflettanza che è stata fotografata in fase di rilievo e infine calcolerò anche l'indice NDVI, che può essere un ottimo parametro che indica lo stato di salute della vegetazione in funzione della sua riflettanza. Quindi valori con NDVI vicini a più 1 sono caratteristici di una pianta in perfetto stato di salute, al contrario valori con NDVI prossimi a meno 1 simboleggiano uno stato di forte stress per la pianta. Quindi l'NDVI è il Normalized Difference Vegetation Index, quindi è un indice che ci fornisce lo stato di salute, come abbiamo detto, della pianta, ma questi valori sono rappresentativi anche di aree dove è presente una vegetazione molto fitta, quindi è anche significativa della densità della vegetazione. Quindi una vegetazione molto fitta potrebbe avere un valore di più 1, mentre le zone aride potrebbero avere un valore di meno 1. E dunque possiamo iniziare con l'importazione delle fotografie. Andando dal menu Workflow seleziono Add Photos, quindi faccio clic sulla prima fotografia col tasto sinistro e premo la combinazione dei tasti Ctrl più A per selezionarle tutte, quindi faccio clic su Apri. E come vi dicevo prima, il software mi chiede se voglio importare tutte le fotografie come singole fotografie oppure se raggruppare appunto tutti i canali in ogni fotografia. Quindi chiaramente essendo 5 canali dovrò fare 1000 fotografie diviso 5, quindi otterrò 200 immagini. Quindi faccio clic su OK per importare queste 200 fotografie. Dopo qualche istante potrete già vedere nel pannello Model tutte le fotografie già posizionate. C'è qualcosa che ancora non è stata sistemata a dovere, sono queste fotografie in questa zona che vi sto evidenziando col mouse, che praticamente sono quelle che riguardano la calibrazione della riflettanza. Quindi per far selezionare al software in automatico queste fotografie come da escludere, vado nel pannello Tools e seleziono l'opzione Calibrate Reflectance. Questo pannello è possibile cliccare su l'opzione Locate Panels. Dopo qualche istante vedrò caricato queste tre fotografie che appunto riguardano la fase di calibrazione della riflettanza. Come vedete nel pannello a sinistra Workspace sono già state automaticamente escluse dalle fotografie che riguarderanno la ricostruzione. Infatti, come vedete, hanno il simbolo di disabilitate. Quindi ci viene richiesto se vogliamo importare dei file esterni per inserirli all'interno del pannello di calibrazione, qualora avessimo un file CSV ad esempio. Nel nostro caso non l'abbiamo, quindi posso andare bene esattamente i valori che sono stati importati dalle fotografie. Quindi faccio clic sul tasto no e mantengo esattamente i valori che sono stati evidenziati dalle fotografie. Quindi in questo momento è possibile scegliere se appunto riferirci ai parametri questi di riflettanza
oppure valori che sono stati registrati dal sensore durante il sole. Quindi questo solitamente è consigliato appunto quando si viene effettuato un rilievo con un sole molto, molto diretto. Invece in alternativa viene utilizzato sia un'opzione che l'altra, insomma, quindi per una questione di completezza vengono evidenziate entrambi. Quindi posso confermare facendo clic sul tasto ok. Dopo qualche istante appunto è stato caricato tutto correttamente. Come vedete, queste fotografie hanno un colore diverso perché sono quelle che riguardano la calibrazione. Posso procedere dunque con l'allineamento dal menu Workflow, opzione Align Photos, e quindi posso controllare che siano selezionati i valori che ci interessano, un valore height di accuratezza, una preselezione generica che in qualche modo velocizzerà notevolmente il nostro processo di ricostruzione, riferimento appunto che si riferirà esattamente ai valori che sono stati calcolati per la riflettanza. Quindi a pannello avanzate controllo che siano evidenziati anche gli altri parametri, che sono appunto quelli che riguardano il key point limit e il tee point limit. Per questi valori possiamo lasciare quelli di default, quindi key point limit 40.000, tee point limit questo deve avere il valore di 4.000. Inoltre possiamo controllare dove vengono applicate le maschere. In realtà le maschere che abbiamo sono applicate solamente alle foto che abbiamo usato per la calibrazione della riflettanza, quindi possiamo tranquillamente disattivare questa impostazione, quindi facciamo clic su ok per procedere. La ricostruzione non è andata completamente a bersaglio, quindi praticamente non tutte le fotografie sono state allineate, ma solamente 980 delle 1000 che abbiamo utilizzato. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo ottimizzare la procedura di allineamento, quindi andando nel pannello reference, fare clic su questa icona Optimize Cameras, e quindi ci accertiamo che siano selezionati tutti questi valori che sono in realtà già selezionati. Facciamo clic su ok per ottimizzare la posizione delle fotocamere. Possiamo disattivare le fotocamere per vedere cosa è uscito dalla nostra ricostruzione dalla nube sparsa. Molto bene ragazzi, queste sono le fotografie che Agisoft Metashape è riuscito ad allineare, ovvero 980 su 1000. Quindi ora procediamo con l'ottimizzazione delle fotocamere facendo clic dal pannello reference su questa icona Optimize Camera Alignment, e quindi facciamo clic su ok. E adesso non ci rimane che creare la Dense Cloud e possiamo fare i successivi processi, quindi col batch process per velocizzare un po' quelle che sono le procedure canoniche di creazione della Dense Cloud, del DEM e dell'ortofoto. Quindi per fare questo possiamo andare dal menu Workflow e selezionare Batch Process, quindi facciamo clic su Add e selezioniamo Build Dense Cloud. Abbiamo un unico chunk, quindi sarà applicato esclusivamente a questo chunk, questo tipo di ricostruzione. Quindi tipo di qualità lasciamo la qualità media, che dovrebbe andare bene ed essere più veloce per quanto riguarda per elaborati che non hanno particolari irregolarità. Quindi il depth filtering lo impostiamo come aggressive. E poi dobbiamo scegliere se calcolare il point color, ovvero se il nostro cliente ci richiede di avere una nube densa totalmente colorata, allora consigliabile mettere di sì, altrimenti possiamo risparmiare del tempo se la nube densa la facciamo, diciamo, monocromatica senza colorarla, nel caso che non ci serva. Quindi facciamo clic su ok per confermare questa procedura e quindi confermare appunto l'inserimento nella lista delle operazioni di questo comando. Quindi possiamo fare clic di nuovo su add e questa volta però
inseriamo un altro comando che è quello della creazione del DEM. Quindi andiamo sempre su job type e facciamo clic su build DEM. Da questo pannello invece selezioneremo come sorgente appunto la Dense Cloud che è già stata inserita. Come interpolazione possiamo selezionare però Extrapolated, che ci consente di coprire eventuali buchi ed eventuali zone che non sono opportunamente ricoperte dalla nostra nube densa. Sembra che tutto vada bene, solamente il filtraggio mettiamo lo stesso aggressivo visto che non ci sono particolari irregolarità. La qualità possiamo lasciare media, sì, può andare bene così. L'utilizzo dell'opzione Build DEM ci risolve notevolmente i problemi della creazione della mesh. In questo caso non è necessario creare una mesh perché stiamo parlando di elaborati bidimensionali come il DEM e quindi questo ci fa risparmiare notevolmente del tempo. Quindi possiamo procedere con l'ultimo comando, quindi facciamo clic su Add e andiamo su Job Type e inseriamo Build Orthomosaic. Questa volta, quanto riguarda questo comando, anziché Surface Mesh inserirò Surface DEM, lo riferimento al DEM che ho ricostruito, e come Blending Mode inserirò Mosaic. Per quanto riguarda gli altri parametri, sono quelli di default e quindi confermo cliccando sul tasto OK. Ora abbiamo tutta la nostra lista di operazioni che andremo ad eseguire in maniera conseguenziale, quindi facciamo clic su Save Project After Each Step, quindi per salvare ogni fase del progetto, e quindi facciamo clic su OK per avviare il processamento di queste tre fasi. Molto bene, il processo è concluso, faccio clic su Close per chiudere la finestra. E ora posso disattivare le fotocamere, quindi posso andare su Workspace e aprire il chunk e fare doppio clic sul DEM per vedere cosa è venuto fuori. Ecco, questa è stata la ricostruzione del nostro DEM, in questo modo è ombreggiato, in questo modo invece è la vista classica del DEM. Quindi possiamo procedere e visualizzare anche la vista ortomosaic, facendo doppio clic su ortomosaic per aprire nuovamente la ortoview. Arrivati a questo punto è necessaria una magia per visualizzare l'ortomosaico, perché come vedete è tutto nero, quindi devo andare dal pannello Tools e selezionare l'opzione Set Brightness. Quindi posso regolare la luminosità e il contrasto di questo risultato. Quindi se faccio clic su Estimate ci viene dato un valore consigliato, però 30.000 di luminosità mi sembra troppo elevato. Potremmo mettere 10.000. Facciamo clic su Apply per vedere il risultato. Ed ecco qua. Posso fare clic su OK oppure posso variare ulteriormente il valore. Mi sembra un po' spento ancora, quindi potremmo mettere 20.000. ecco, 20.000 può andare bene, quindi faccio clic su OK e quindi adesso posso zoomare per vedere quello che è il risultato dell'ortomosaico. Come vedete posso zoomare tantissimo e avvicinarmi addirittura a vedere tutta la strada. Quindi ora che abbiamo ricostruito il DEM posso quindi andare dal pannello Tool e selezionare Set Raster Transform e clicco su questa opzione. E dunque qua posso inserire delle formule. A me interessa inserire quella che riguarda il calcolo dell'indice NDVI, quindi faccio clic per inserire l'espressione all'interno di questa casella. Apro una parentesi e inserisco la formula, ovvero il NIR, che sarebbe la lettera B5, meno il valore RED, che è il valore B3, diviso il valore B5 più il valore RED, che è il valore B3. Quindi questa formula ci consentirà di avere all'interno dei nostri elaborati già calcolato il valore NDVI. Mi accerto che sotto sia evidenziato questa checkbox Enable Transform,
quindi faccio clic sul pulsante apply per confermare l'operazione. Quindi è stato salvato, posso fare clic sul pannello palette e quindi da qui posso impostare un valore di colori che riguardino la nostra banda 1 che abbiamo appena creato. Non ci piace però tenere un valore di questo tipo, ma preferiamo inserire il valore appunto in DVI, come vedete qua, che è già impostato, magari personalizzandone i colori. Bisogna cliccare su update per caricare il grafico. Come vedete, i valori sono compresi tra 0 e 1, quindi è davvero una percentuale irrisoria, quella inferiore allo 0, quindi possiamo anche non considerarlo. E quindi possiamo personalizzare questo intervallo considerando appunto i valori tra 0 e più 1, quindi possiamo eliminare questo, mettere appunto come valore 0, potremmo mettere un rosso color bordeaux, come secondo colore potremmo mettere un rosso normale, come terzo colore potrei mettere un verde tenue e come quarto colore potrei mettere un verde più marcato. Quindi faccio clic su ok. Questa è la situazione cromatica . Quindi possiamo fare clic sul tasto apply per applicare anche questo set di palette all'interno del nostro raster calculator. E quindi per concludere questa operazione facciamo clic sul tasto ok. Se facciamo doppio clic sul pannello orthomosaic possiamo già vedere tutte le zone che sono critiche all'interno di questo ambito coltivato. Tutte queste zone in rosso sono le zone più problematiche in assoluto, dove obiettivamente occorre che ci sia un intervento sostanziale da parte degli esperti del territorio. Per completare questa procedura dobbiamo esportare dunque i risultati, quindi vado dal menu file, faccio clic su export e vado su export orthomosaic e faccio clic sulla sezione export jpeg tiff png. Da questo pannello che si apre posso controllare che sia inserito all'interno della voce raster transform l'opzione index color, che è appunto quella che si riferisce all'indice che abbiamo appena calcolato. Dopodiché controllo che siano selezionati queste impostazioni sotto: Write Tiled TIFF, Generate TIFF Overview e Save Alpha Channel. Quindi per completare questa operazione faccio clic sul tasto Export e quindi confermo la mia intenzione di esportare appunto questo elaborato. Posso salvare l'elaborato esattamente qui, posso chiamarlo NDVI Index e posso fare clic sul tasto salva per confermare l'operazione di salvataggio. Molto bene ragazzi, adesso cerchiamo di aprirlo su QGIS per vedere cosa è venuto fuori. Quindi possiamo zoomare per ammirare esattamente il lavoro esportato. Possiamo anche creare, come ho fatto notare in diversi altri tutorial, anche delle sezioni dinamiche utilizzando questo plugin, si chiama Terrain Profile. Devo fare Add Layer e poi posso tracciare e vedere appunto come l'andamento di questa vegetazione. Quindi ragazzi è tutto per questo video, vi ringrazio dell'attenzione, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, contattate il vostro agronomo di fiducia per risolvere i problemi gravi che ci sono in questa zona rossa, mentre in queste zone verdi è tutto molto ok. Benissimo ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali social, Agisoft Coaching, di iscrivervi anche al mio blog, agisoft-coaching.com, e noi ci vediamo.
per il prossimo video. Grazie, ciao.